Seguire passo passo il Magistero del Papa, sottolineandone i momenti più intensi. È da sempre il compito dell'Ufficio Filatelico e Numismatico Vaticano. Le ultime missioni del 2 settembre scorso guardano però anche la più stretta attualità, ricordando con un aureogramma, particolare biglietto postale prodotto ormai da pochi paesi ma amato dai collezionisti più attenti, i 50 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Mauro Olivieri, direttore Ufficio Filatelico e Numismatico Vaticano. Abbiamo voluto raffigurare la scritta famosa, un filo spinato, ma in primo piano una rosa rossa, quindi le rose che chi è stato in quel campo vede poggiate su tante tombe o su tanti, sui forni, su tante situazioni drammatiche, rosa che ricorda naturalmente persone che sono morte in quel luogo, ma che comunque ci sembra dare un significato anche di vita, quindi di possibile visione sul futuro, diciamo, ecco. Attuale anche riferimento ai 50 anni dalla fine del Concilio Vaticano II. Di grande impatto sono le quattro cartoline realizzate dall'artista Orietta Rossi, che nel numero richiamano le quattro costituzioni conciliari: Sacrosantum Concilium sulla Sacra Liturgia, la Lumen Gentium sulla Chiesa, la De Verbum sulla Divina Rivelazione e infine la Gaudium Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. 50 anni sono passati anche dall'istituzione da parte di Paolo VI del Sinodo dei Vescovi. I francobolli stampati per ricordare l'occasione ne ripercorrono la storia attraverso la figura di Papa Montini circondato dai presuli e quella di Papa Francesco che accarezza un bambino, diretto riferimento al prossimo Sinodo Ordinario dei Vescovi di ottobre dedicato alla famiglia. I gesti sorprendenti di Bergoglio sono stati nel tempo lo spunto anche per nuove iniziative dell'Ufficio Numismatico e Filatelico. Noi avevamo fatto un francobollo dedicato al viaggio di Papa Francesco a Lampedusa, il ricavato della vendita di questo francobollo e di un libretto che era stato emesso in quella circostanza verrà a fine vendita dato al Santo Padre per opere di carità nei confronti dei migranti, che lui deciderà come impiegare questo denaro. Immancabile un riferimento al prossimo Giubileo della Misericordia, già disponibile un folder in preparazione dell'anno santo straordinario. Partiremo con delle missioni di novembre dedicate, cominciamo con l'anno santo vero e proprio filatelicamente parlando, una bella emissione che raffigura Papa Francesco con la Porta Santa su un francobollo e sull'altro la Vergine dell'Immacolata Concezione, che è l'8 dicembre ed è il giorno scelto dal Papa come inizio dell'anno santo. Poi le emissioni saranno quattro nel corso dell'anno 2016 e ricorderanno le opere di misericordia, e l'ultima chiuderà con la festività di Cristo Re, che è il 26 novembre, che è il giorno di chiusura dell'anno santo. Quindi filatelicamente saremo vicini al cammino del Papa per tutto l'anno.